Chiude nel Museo della Città di Rimini la seconda edizione di Indicativo Presente, il festival dedicato ai trendmaker, coloro che creano le tendenze. Fra i vari ospiti il giudice del talent show di X Factor, Mara Maionchi, che ha presentato il suo libro Non ho l'età. Esordito nel mercato discografico, dove c'era ancora tanto da dire, molte cose, cantautori genovesi, Paoli, Bindi, ma in questo momento c'è un momento di stasi. Io non so dire se la stasi, se prima dei temporali, sia come un fatto naturale, no? Si crea questa atmosfera quasi immobile. Speriamo poi per scaricarsi in qualcosa che cambia qualcosa. Dire la verità che del mio personaggio televisivo ho poca fiducia, nel senso che, no, ma perché, spiego, io sono un personaggio televisivo che è uscito perché c'era quel programma lì. Se non ci fosse stato X Factor, nessuno avrebbe giustamente continuato a non conoscermi, perché non, che motivo avevo a 65 anni, 66, quanti sono? 3 anni fa, 66, di andare in televisione. L'unica cosa è che quando è arrivato questo programma che ha fatto questo signore inglese che si chiama Simon Cowell, la Sony mi chiamò e mi disse: guarda, c'è un programma. Poi facevo anche noi provini, come quelli seri, c'eravamo io, Senardi, Pierpaolo Peroni, eravamo in diversi a fare i provini. Poi alla fine ha scelto Morgan, me l'Aventura. L'Aventura aveva una logica nella prima scelta, cioè era l'unica che assicurava almeno uno zoccolo di ascolto, se no noi... Morgan era conosciuto, ma più nelle code di tendenza. A me non sapeva neanche che potevo essere anche la vicina di casa, non sapevo neanche chi ero, non ne fregava neanche chi se ne frega. Per cui voglio dire, il mio personaggio televisivo è veramente legato a questa cosa qui, per cui non ho una fiducia, non ho neanche l'età per pensare di fare una carriera, insomma. Ecco, infatti non ho mai avuto l'età, prima ero troppo giovane e non avevo l'età, poi adesso sono vecchia e non ho l'età, insomma è un mio destino. Io credo che vincerà Marco, che ha sicuramente delle doti, però sono contenta che alla fine i tre arrivati sono significativi di tre. Quando Ferro partecipò a Sanremo Lab, arrivò nei 10 proprio perché per miracolo, ma non andò a Sanremo, e devo dirti che alla lunga l'ha vinto lui, per cui è tutto molto relativo. Però Ferro, quell'anno lì, se non altro, ha incontrato due persone che ci hanno creduto, e abbiamo investito i nostri soldi, e lui è stato bravissimo, e tutti e due abbiamo avuto un ottimo risultato che lui continua a fare con grande pregio, per cui mi sembra che alla fine qualcuno, se uno lavora bene, qualcosa vince. Ci sono veramente tante belle voci ancora in Italia, ma secondo lei qual è la chiave del successo al di là del talento? La canzone. Le canzoni sono fondamentali, lo sono stati per tutti gli artisti. Non è che quando noi a X Factor facciamo le cover degli sconosciuti, facciamo delle cover di successo mondiale. Le canzoni contano tantissimo. Un artista fa successo prima la canzone e poi l'artista. Su questo è scritto nel cielo. Poi quando l'artista è conosciuto, allora vabbè, dopo si abbina facilmente la canzone al cantante. Ma se uno ha qualcosa da dire, deve trovare il sistema per dirlo nella maniera più attuale possibile, perché parla alle generazioni future. Se parlerà bene alle future, lo capiranno anche quelli di una volta, anche quelli passate. Questo libro l'ho scritto perché, devo dire, non avevo mai pensato. Poi è chiaramente che la notorietà televisiva ti fa sicuramente essere un personaggio di cui magari qualcuno ha desiderio di sapere qualcosa di più. Allora questo signore della Rizzoli è venuto, ha insistito, io non volevo. Poi devo dire la verità che invece nello scriverlo né soprattutto dettarlo a questa ragazza che si chiama Anita Pietra, che invece è una signora che lavora nella brava, non mi veniva, nell'editoria, mi ha fatto piacere, perché sono tornata indietro di tanti anni, mi sono ricordata di persone che non è che non mi ricordavo più, ma che insomma davo per scontato, ho ricercato delle cose, per cui ho avuto piacere. Poi l'ho rivisto, è corretto, perché in effetti poi certe cose non volevo che fossero. Ho toccato in parte tantissime persone che ho conosciuto in tutti questi bei 43 anni che ho lavorato nella musica, però sicuramente è stato piacevole il ritorno indietro. Non credevo, io non sono mai una che vive di ricordi, tendenzialmente non riesco, è un fatto di carattere, non è un fatto né bello né, ma non perché ho paura del passato, ho paura di invecchiare, perché quella non ce l'ho, ma perché è così, mi sembra che quello che viene domani è sempre meglio. Tornerai a Rimini magari per cercare nuovi talenti? Torno a Rimini volentieri questa primavera con la Maria, che facciamo il racconto di persone che in questo momento non ci ricordiamo neanche più, sono passati tanti anni. Il portale di Alta Rimini, Radio Bruno, una grande radio, divertente, ha fatto un concerto quest'estate, Bastard, no? Radio Bruno?
Ah sì, a Modena, brava, sì, mi ricordo. Bene.